Ringrazio tutti i presenti, c'è molta gente che viene da lontano, molta gente collegata in streaming, ma c'è gente presente che viene da Torino, da Bresaglia, i colleghi, diciamo lo circolo pipi che ho imparato a conoscere da quando sono presidente dell'ISPRA, di cui partecipavo invece prima di essere presidente dell'ISPRA, come utente in qualche modo, e quindi ringrazio a partire dall'onorevole Alessandro Bratti, presidente della commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, che ci ha accompagnato non solo in questa funzione ma anche in altre posizioni in tutto questo lunghissimo percorso, tutti gli altri colleghi relatori che saranno chiamati alla tavola rotonda, e questo sottolineo nonostante chiamo Rosanna Varaia, prego di venire al mio tavolo, alla mia destra, nonostante diciamo saluto il Ministero, nel senso che la rappresentanza del Ministero è composta dalla segreteria politica di un'assenza istituzionale dovuta, che è il sottosegretario, già sottosegretario Barbigani, che in questo momento non sappiamo quale sarà la composizione del governo nelle sue diverse componenti, così come per la presentazione del rapporto nell'ambiente urbano la già sottosegretario Silvia Leo abbiamo ritenuto opportuno congiuntamente che non fosse presente, pur essendo presente nella storia anche di questo rapporto, nella storia di tutto questo periodo in piena legislazione, con una partecipazione diretta anche alla legge 132, di cui parlerò brevemente, sostituendo l'altro elemento che ha deciso gente influenzata, quindi io sostituirò il collega Camizzasca dell'ARPA Lombardia, che ha letto il 39 di febbre e vedrò di fare il suo compito improvvisato all'ultimo momento. Però direi che parlando di sistema nazionale mi trovo molto a mio agio, no, da questo punto di vista. Mi preme innanzitutto quindi anche giustificare un po' perché siamo scivolati così a lungo a Natale, che non è strettamente legato al lavoro fatto dai colleghi, che ringrazio, guidati da Rosanna, dovrei neppure dirlo perché Rosanna ha guidato in tutti questi anni una competenza nazionale di quello che è un primo rapporto ufficiale e già, no, a partire dall'AMPE poi si era presentato, e si era presentato anche come un rapporto di sistema ancorché il sistema non ci fosse. Questo è un fatto molto importante, cioè un fatto della storia di una volontà di arrivare ad un sistema, di cui parlerò nel mio intervento, sostituendo Camizzasca. Quindi siamo arrivati così lunghi anche per le vicende della politica, lo dico molto chiaramente, nel senso che oggettivamente c'è stato la vicenda italiana in questo momento, ci ha portato, diciamo, sino all'attuale governo per riuscire a decidere definitivamente che si faceva questa presentazione, in ogni caso non fosse no. Però io parto anche da fare un'affermazione, un confronto. Nella mia introduzione, fra alcuni confronti che sono abbastanza importanti, io sono alla fine della mia presidenza, tutti sanno che a febbraio scadrò, credo di aver compiuto tutti quelli che erano gli impegni qua, con aver tratti e testimone nelle mie assunzioni di responsabilità rispetto alle competenze parlamentari, così rispetto alla presidenza del Consiglio, credo di aver portato in porto tutti gli obiettivi che in qualche modo mi erano stati dati, però c'è ancora alcuni aspetti che mi piace sottolineare, siamo sulla strada, ne parleremo dopo. Io credo che la storia del rapporto dei rifiuti urbani meriti un'attenzione su come siamo passati attraverso il SISTRI, lo dico molto chiaramente, passati attraverso il SISTRI, in italiano molto preciso, meriti un'attenzione particolare, un investimento particolare, sia dal punto di vista della definizione dell'architettura, ma anche dell'investimento necessario per superare, diciamo, un elemento culturale. Noi dovremmo capire se affianchiamo ad una esposizione di informazioni, di dati e informazioni, che arriverò subito dopo, validate, quindi che necessitano sulla base attuale della metodologia, della tecnologia che abbiamo attualmente, determinati tempi, li affianchiamo ad esempio con dati, uso un italiano molto preciso, di cui ci assumiamo la
validazione andando in una scala del tempo reale. Sono due strumenti diversi che dobbiamo affiancarli, cioè di avere una risposta di indicazione, di tendenza, che non è la definizione definitiva del dato, ma che risponde su tempi quasi reali. Faccio un esempio banalissimo di confronto. Pochi giorni fa abbiamo presentato il rapporto delle aree urbane, in particolare qualità dell'aria. La qualità dell'aria, l'ultimo dato che siamo riusciti a rappresentare, era quello del 17 dicembre di quest'anno, cioè tempo reale reale, cioè in qualche modo anche la struttura informatica, ecco perché mi leggo siamo passati attraverso il SISTRI, la struttura informatica dei link open data e dell'architettura che ci siamo dati, sia come sistema ma sia anche nel rapporto con, diciamo, i soggetti esterni, sia autorità e non autorità, ci ha portato a riuscire ad accelerare il tempo reale. Questo da un certo punto di vista segnala ancora una criticità aperta che deve vedere il affiancati Stato e Regioni nelle sue autorità ambientali, quindi il Ministero dell'Ambiente per primo e le Regioni nelle sue competenze. Adesso arriverò a qualche cosa che deve essere messo, me lo dirò dopo nell'intervento di Camisasca, e credo che sia uno degli obiettivi che chi mi succederà dovrà avere per porre in linea ormai, diciamo, i tempi di tutta la rapportistica, no, da mettere a disposizione, che indubbiamente è notevole. Il secondo confronto che voglio fare, quindi un passaggio, è invece di tipo culturale. Voglio fare un brevissimo confronto tra rifiuti speciali e rifiuti urbani. Dice, lui confonde pere con mele, tutta frutta è. Ma in realtà il cittadino fuori confonde pere con mele. E questo è un problema che ci dobbiamo porre, no? Rispetto ai circa 30 milioni di tonnellate, se non vado grosso modo, dei rifiuti urbani, no? Abbiamo oltre 150 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, compresi pericolosi e non pericolosi. E anche legandomi al rapporto fatto dalla Fondazione per la Green Economy, no? Relativamente all'economia circolare e quindi sostanzialmente all'economia, diciamo, alla parte, chiamiamola industria verde. Credo che ci siano alcune cose da sottolineare. Noi nei rifiuti speciali, correggetemi, no? Questi qui sono coloro che saluta al mattino ogni mattina, nei rifiuti speciali noi siamo al quarto posto in Europa, quarto o quinto posto più o meno, scendiamo nei rifiuti urbani al 12° posto. Abbiamo una quantità di riciclo e riuso, no? Nei rifiuti speciali che segna, no? Una grande capacità di ritrasformazione dei prodotti, l'abbiamo sempre molto significativa, ma più bassa nei rifiuti solidi urbani. Allora, perché dico che è un fatto culturale? Perché ho continuato dall'epoca del decreto Ronchi, da quell'epoca, a dire che i rifiuti solidi urbani sono quelli che escono dalle nostre case, da parte, quindi siamo noi produttori, e quindi ogni tanto noi parliamo di noi stessi senza avere la coscienza che dobbiamo in qualche modo accompagnare le nostre politiche. Ma anche qua c'è un successo. Io credo che Edo a Ecomondo ha sottolineato molto bene, no? Ad esempio, un successo comunque della crescita della raccolta differenziata, adesso vedremo i numeri, mi interessa segnare i punti più politici di questo percorso, assieme ad una riflessione che però dovrà essere fatta e che è cominciata ad essere fatta sulle metodologie, le tecnologie, l'innovazione e la catena di filiera, no? Che mi sembra uno degli elementi che saltano fuori. Perché dico questo? Perché, insomma, ci sono degli esempi di grande successo, no? Ma anche se porto al numero, alla percentuale che va in discarica dei speciali e quella che va in discarica degli urbani, mi sconvolge, perché comunque gli speciali che ci hanno detto pericolosi e non pericolosi, anche se pericolosi sono una percentuale molto piccola, in realtà c'ha una riduzione del conferimento in discarica. Ci sono delle ragioni, non è che sono delle ragioni che però è bene affrontare in questo confronto e strutturare il paese, pur nei successi che io continuo a vedere. Pure una fase, se volete, di contrazione della produzione che è legata anche ai cicli. Perché dico questo? Perché benché il rapporto rifiuti prodotto oggi dall'ISPRA e spero dall'anno prossimo di sistema, prodotto dal sistema
unicamente dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, di cui al 132, così come quello sull'ambiente urbano, riconoscendo ciò che già avviene in forma sistematica. E benché, diciamo, questo rapporto si rappresenti parte integrante della produzione statistica nazionale, quindi sostanzialmente il dato ufficiale anche per l'Istat rispetto al dato, e quindi per Eurostat e viceversa, io ritengo che i nostri rapporti debbano essere qualche cosa di più che il semplice dato statistico, ma deve essere una riflessione sull'efficacia delle politiche, sullo stato dell'innovazione del ciclo tecnologico, sostanzialmente delle politiche sociali ed economiche che si legano a questo dato. Io credo che la rapportistica di sistema debba essere uno step ulteriore. Nel rapporto lo trovate. Credo che, chiedo quindi a Rosanna, che continuerà questo discorso, stressi questo aspetto, che nella tavola rotonda appare, basta pensare ai consorzi, no? Basta pensare a molti aspetti, penso alla crescita che c'è stato nel recupero, no? Dei pneumatici o in altre filiere che si rappresentano, no? Nei rifiuti speciali si rappresentano in forma molto più, no? chiara e organizzata che in questo. Altro aspetto di riflessione è l'import ed export. No? Rifiuti urbani, noi esportiamo particolarmente CSS, o sbaglio? Sì, no? E cosa importiamo? Vetro. Allora, dietro questo c'è un qualcosa, guardo, no? Chi fa le politiche, chi deve fare le politiche, c'è una riflessione complessiva in cui la valutazione e l'analisi del dato e dell'informazione deve essere correttamente posta. Quindi questa è la mia introduzione al rapporto, che è sempre da una miniera di ulteriori dati e informazioni gigantesca, con un auspicio che è confortato da tutta la vostra presenza e dalla presenza di persone che hanno accompagnato il paese attraverso questa strada in tutti questi anni. Quindi, dicendo questo e quindi salutando tutti, do la parola a Stefano Laporta, che ci alluvionerà come al solito, no? di dati e informazioni derivanti dal rapporto stesso. Prego.